Grazie mille per la risposta. Andando ancora più nel dettaglio, tu dici in un passaggio del libro che la verità è una scelta poco confortevole, ma è anche una sorta di rinascita. E allora parliamo di questo. Se ci puoi dire qualcosa appunto di questa rinascita, di questo coming out e di questo coming out che per te è qualcosa che parte dall'interno, è un uscire da sé. Well, basically, coming out has also political. But okay, basically, I do believe I have to write as everyone else too, and I want to be comfortable with what I am, and I don't want to think twice if I want to hold the hand of my lover or anything. You know, this is a basic emotion. A basic. If I'm happy, then I want to share my happiness, and I don't want to think twice if I have to hide it or not. Vorrei poter vivere normalmente e comodamente, quindi non dovendomi preoccupare se voglio tenere la mano a un uomo o ad una donna, potendo esprimere liberamente questa cosa e potendola condividere con l'esterno. So I don't simply understand why I should not share joyfully friends. Semplicemente non capisco perché non si possa condividere la felicità con gli altri. So this is one thing because I think okay, if you want to call this coming out importance, yes, this is important because I just want to be myself. The other thing is a more maybe, I don't know, political thing. I don't want to be forgotten in history. E quindi sul fronte personale è semplicemente questo, voglio poter condividere la cosa. Sul fronte politico non voglio diventare una storia dimenticata. Which happens so often, like all the times, you know, you see this woman alone in the picture and you assume immediately she's an old spinster, whereas maybe she had a really rich life, this woman. Perché è una cosa che capita spessissimo, di trovare per esempio vecchie foto di due donne insieme e dire ecco queste due vecchie zitelle che non hanno avuto una realizzazione, non consideri che magari c'è una relazione sotto. So, things like that. Parlando appunto di un contesto un po' più politico, nominando quello che per te è il corpo politico, che molto spesso, troppo spesso, è effettivamente uno strumento di realizzazione per gli altri. Tu lo nomini anche, appunto, dacci una tua visione, Beldan, del corpo politico. Okay, the political body is for me. Oh, shit, I said it. It's actually a projection about onto my body. It's others who define what they want to do with my body. Corpo politico è la proiezione che gli altri fanno sul mio corpo, è l'oggettivizzazione del mio corpo da parte di altri. Is it for world leaders who use my body to because they want to free me? E vale per leader politici che usano il mio corpo, la mia corporeità, perché decidono che vogliono liberarlo. And doesn't see the f more deeper picture and use me for a war? E decidono di utilizzarlo per esempio, procedere con una guerra, come nel caso dell'Afghanistan piuttosto che di altri paesi islamici. Or like holy leaders who use their values, whatever reason, and restrict me in my own being with their values. O per quanto riguarda leader religiosi che mi soffocano la mia corporeità per le loro ragioni, per le loro intenzioni, per i loro dogmi. So every all of this is like is not is I'm sorry, I just lost that one. It's never about me. Ed è una cosa che non riguarda me in quanto corpo, sono intenzioni altrui. But someone else uses me for their own means. Qualcun altro mi usa per i propri scopi. Is that Veramente sentitamente Beldan, ricordiamo appunto tutti che da adesso in poi si può cercare il tuo libro Sulla mia pelle, edito da Becco Giallo e speriamo di ritrovarti ancora di nuovo sul percorso di Q Generation e di poter parlare ancora con te. Intanto invitiamo veramente tutti quelli che vogliono scoprire queste fotografie, queste istantanee della tua vita a leggere questa splendida graphic novel. Buonasera a tutti e a tutte.